Tifosi biancocelesti, ben ritrovati con Entella Time, notiziario per non perdervi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Il giorno dopo la gara d'andata del secondo turno playoff nazionale, ieri sera il Palermo ha vinto 2-1 al Comunale grazie ai gol di Luperini e Brunori, di Silvio Mercaia al 67esimo il gol della Speranza. Ci giocheremo naturalmente tutte le nostre chance sabato alle 21 allo stadio Renzo Barbera. La partita, tra l'altro vi diamo già la notizia, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e anche su Rai Play. Una serata di sport importantissima, caratterizzata soprattutto da una cornice di pubblico splendida. 4.500 spettatori, una gradinata sud sold out che ha incitato per tutti i 90 minuti biancocelesti, sold out anche la tribuna, grande colpo d'occhio nei distinti, più di un migliaio di tifosi invece del Palermo nel settore ospiti. Naturalmente però è già arrivato il momento di concentrarci sulla gara di ritorno. Ieri ne ha parlato anche il nostro allenatore Gennaro Volpi, andiamo a sentire un estratto della sua intervista. Sì, serve un'impresa, serve una grande partita, serve andare a vincere col gol di scarto, però alla fine è una partita di calcio, giocheremo in un ambiente con tante persone che può essere stimolante. La squadra ha dimostrato di non mollare mai e lo faremo anche a Palermo. La mente quindi è già proiettata alla gara di ritorno e quindi questa mattina la squadra si è ritrovata al Comunale per riprendere gli allenamenti. Buone notizie che arrivano dall'infermeria. Tornerà infatti a disposizione per la trasferta in Sicilia Marco Chiosa, una pedina in più per lo scacchiere di mister Gennaro Volpi. Ieri dopo la partita vi abbiamo chiesto sulla nostra app ufficiale di eleggere l'MVP del match tra Entella e Palermo. Avete scelto Silvio Mercai, che ha segnato il suo 13° gol stagionale, il gol della Speranza, ed è stato eletto da voi tifosi come migliore in campo della partita. Chiudiamo con la biglietteria perché nella giornata di ieri è scattata la prevendita per assistere al match del Barbera. Il sito di riferimento per il settore ospiti e Viva Ticket, i punti vendita attivi a Chiavari sono due, la tabaccheria Metalli e l'agenzia Tiguglio Marcone. Entella Time torna domani puntuale alle ore 19.